messo tempo che volevo fare questa rubrica, quindi ho deciso oggi di cominciare perché stasera c'è Masterchef, infatti devo fare veloce perché tra poco comincia la puntata e voglio iniziare questa nuova rubrica che si chiama Cucina con Charlie. Sono ricette da fuorisede, quindi praticamente vi faccio vedere le ricette che qualunque fuorisede, quindi anche voi che anche se non siete fuorisede, se volete un giorno cucinare vostra sorella, vostro fratello, i vostri genitori, ricette abbastanza semplici e poco costose che potete fare tutti. E la mia cameraman è Fra Folk in questo momento, quindi se il video sarà fuori fuoco e tremolante sapete perché, perché lei non è assolutamente capace. Ma no, non l'unica. Mette a fuoco, è diverso. Sì, e la luce è brutta. Certo. E lei è l'unica persona disponibile. Quindi niente, oggi siamo nella primissima puntata di Cucina con Charlie, ricette da fuorisede, e faremo gli involtini di vitello con carne, con prosciutto e formaggio. Giustamente la carne è già nel vitello. Quindi, semplicemente, se volete ancora questo tipo di format, scrivetemi nei commenti se volete qualche ricetta in particolare, cioè volete vedere cucinate da me. E spero di farle bene. E soprattutto, se volete che questo format continui, lasciate like, che è la cosa più importante. Arriviamo a 3000 like per il prossimo episodio di In Cucina con Charlie. Per l'episodio di oggi servono innanzitutto, ovviamente, il vitello. E dammi il tempo di mettere a fuoco. Il vitello, ovviamente. Il prosciutto cotto. Quindi per il momento roba abbastanza easy. Le sottilette da mettere nel vitello, ne abbiamo un po', perfetto. Poi serve il vino bianco dopo per sfumare, serve basilico o salvia. Fai le riprese quelle proprio professional. Ma okay. Certo. Poi preferisci la salvia o il basilico stasera? No, rosmarino. Cosa ci sta meglio, chef? Rosmarino. Il rosmarino? Sì, stasera con rosmarino lo facciamo. Facciamo pubblicità? Sì. Poi serve l'olio e per il resto basta così. Quindi abbastanza semplice. Aspetta, rifai l'abbastanza semplice. Scusami, rifaccio? Aspetta, devo mettere a fuoco. Ok, vai. Abbastanza semplice. Serve poi una cosa che non so dove Francesca ha messo. Cosa? Qua dietro. L'arrosto lì, l'aromi per arrosto. Sono lì dietro, Charlie Moon. Non li troverò mai. Voi li vedete? Io li vedo. Sono l'esploratrice. Ok, tramite, è qua, tramite la camera. Quello è lo zucchero, vero? Infatti l'arrosto mi sa che è di qua, da questa in che parte. Ma è il punto meno indicato dove mettere una cosa così difficile da trovare, scusami. Qua i pinoli. Ma perché non pensavo dovessi usarlo? No, l'ho comprato perché effettivamente mi piace. Colpa mia se sei bassa. I cane, eccoli qua. Ecco, puoi sistemarmi per favore l'ordine perfetto? No. Guardate la mia perfezione rovinata. La smetti? Ah, guarda, qui posso ricavare un'altra luce, magari aggiusto un po' la fotografia. Puoi non inquadrare quelli che non frega un cacchio a nessuno, per favore. Allora, adesso mi lavo le mani per mangiare la carne. Ci si lava sempre le mani, ragazzi. Voilà. Poi, come dice Chef Barbieri, poi apriamo la carne. Mi alzo anche il coso di sotto. Apriamo la carne, la sbattiamo delicatamente. Ma no, quello era il delicato? Com'è tagliata? Andiamo a vedere com'è tagliata. Che forma è questa? Che taglio è esattamente? Vabbè, voi la massaggiate un pochettino per farla appiattire un filo, perché io non ho il batticarne, quindi la massaggio in maniera molto sexy e delicata. E poi la tagliate in modo anche da togliere i nervetti e il grasso, che fa schifo. La tagliate via, così, e poi così. Oh, va. Ma che riprese da Cameraman Spy? Ah, questa è pubblicità. E certo. Questa la trovate. La rimetti? Questa sì, la trovate in descrizione, ragazzi, se volete acquistarla. Ok, perfetto. Fatto ciò, farò così per tutte le altre fettine che sono tagliate tutte alla cazzo di cane. Dai, ripeti quest'ultima parte che non era bella l'inquadratura e non era il fuoco. Aspetta. Di adesso farò lo stesso per tutte queste altre fettine che sono tutte tagliate alla cazzo di vitello. Cambiato l'ultima parola. Aspetta, si è alzata con la testa, non ci stavi nell'inquadratura. Rifalla, aspetta, rifalla, vai. Ho cambiato l'ultima parola. Aspetta, dammi il tempo di... Non ridere, perché non vibra tutto. Esatto. Ok, posso, vai. Posso dirlo? Vai, sì. Non ha più senso, è passata mezz'ora quando ho detto l'altra frase, che mi sembra anche dimenticata. Ma se tagli, no. Ho cambiato l'ultima parola, ti è piaciuto? No, devi dire mi sa anche quella parola. Anche quella. Non lo so, non sono granché come camera. Poi mi fai ridere, tremo di continuo. Ragazzi, per questa stagione di In Cucina con Charlie dovrete accontentarvi. La prossima volta, quando avrà dei soldi, quando avrò un budget, potrò chiamare dei veri cameraman a farmi il lavoro. Senza nulla togliere, ovviamente, all'amore della mia vita. Ok, così abbiamo finito.
Adesso col prosciutto prende la fetta di prosciutto. Assaggiate perché magari è avvelenato, non sa mai. Prendete un pezzo e lo sistemate nella maniera migliore che potete sul vostro pezzo di carne. Poi sottiletta. Io non le so mai togliere bene. Ma stai facendo le difese. Io non le so mai togliere bene dall'incarto. Vedi, ho un po' sempre un angolo. Fai vedere l'angolo? Buono. Se l'hai mangiato. Buono. Mi sa che in queste riprese nulla sarà fuoco. Ma bene così, perché a noi piace anche così, Frafolk. E poi subito dopo. Non giri bene. Vero? E poi come li chiudi? Con le stuzzicadenti. Che non ho preso. Che sono una babba. E chissà dove cazzo li hai messi qua dietro. Madonna. È sempre una scommessa tirare fuori le robe da lì. Aia. Sì, poco spazio. Così. Due addirittura per... Sì. In realtà di solito si fa tipo a croce, però questi sono piccoli, quindi va bene così. A croce? Come mai si fa a croce, chef? Perché per tenere meglio, perché tu fai così e poi così per tenere qua la carne. No, io stavo inquadrando lei, ma lei non si girava, quindi com'è che fai con l'involtino? Perché praticamente vanno messi poi così e poi dall'altro lato per tenere anche di qua l'involtino, ma questi sono abbastanza piccoli, quindi... Sì, quindi interessante. Sì, vero? Mm-hmm. Ma scusami, mi fai un attimo Bastianic, tu fai il giudice che viene e mi giudica il piatto in corso, no? Quando, durante la prova, i giudici vanno a commentare i piatti. Ok, va bene, va bene. Vai. Questo involtini cos'è? Allora, chef, praticamente questo è, oggi voglio... voglio parlare un po' della mia idea di cucina, no? E quindi ho pensato che a me piace rotolare e... È una cagata. No, 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 in ma in America chef... noi facciamo le polpette. No, ma chef, le polpette sono un altro tipo di... Cioè, le... Rotolano le polpette. Sì, ma chef, io non è che voglio rotolare. Cioè, mi piace rotolare, ma... Questo piatto non voglio che rotoli. Qua che... ci metti la canzone Rotolando verso giornata. Così faceva la canzone, amore, sì, non lo so, io sono stonata e ritmica. Oh, in ogni mio video comunque dici questa cosa, cioè è allucinante. Le persone ti conoscono solo perché sei stonata e aritmica. E perché non metto a fuoco. Perché non, adesso anche perché non metti a fuoco. Ma quanto ci vuole per questa ricetta, per capire i tempi? Allora, la ricetta, come potete vedere anche dal montaggio che farò, è molto molto veloce. Ci vuole tanto a cucinarla. Per ora sono passati 10 minuti e ha fatto 2 involtini. Vabbè, ma perché sto anche... A Masterchef ti danno 10 minuti per fare il piatto della vita. Tutto il menù. Bene, adesso vado veloce. Allora. Ma perché io intanto intrattengo? Ordine in cucina. Scusi. Senza agitazione. Scusi. Le sottilette come si aprono? Con o senza l'angolo? Voilà! Sono migliorata, chef. Non basta migliorare per avere successo nella vita. Cos'è? Tipo, sono le perle finali di Bastianic dopo... No, lui le dice in inglese, questo era cracco. No, lui non le dice in inglese, lui le dice in italiano che non si capisce. In italiano e inglese. A volte dovete superare voi stessi prima di superare gli altri. E con questo vi lascio. Buonanotte. Qua stiamo andando avanti. Ora sono 3 involtini. Quanti sono i giudici qua? A Masterchef. Beh, io qui ne vedo solo uno. E allora perché ci sono solo 6 involtini nel piatto? Perché lei non è Cannavacciuolo, quindi mi sembrava... lei ha ancora tempo per migliorare la ricetta. No, chef, non ho più vitello. Non posso tornare in dispensa a prenderne dell'altro. Chi fa la spesa di fretta, fa la spesa di fretta. Questo è Paolo di Camera Caffè. Sto facendo un mix, non so fare le imitazioni. Ok, la padella l'hai presa? No, prendo subito un attimo che lavoro qui, cioè libero qua. Prendo io la padella, va? Non è qua. Chef, io però non ho spazio in questa cucina, cioè di solito a Masterchef non si è bloccato il cassetto. Bisogna accontentarsi dello spazio che si ha nella vita. Allora, poi versate un filo d'olio. Ok. Un po' di più perché gli involtini devono rotolare bene. Ok, un po' d'olio. Mi sembra un po' grasso questo piatto. No, è solo che sono tanti involtini e devono rosolare bene perché altrimenti non si cuociono. Anche la padella fai rotolare. Tutto rotola in questa cucina. Tutto rotola. È la mia idea di cucina, chef. Abbiamo capito, andiamo al prossimo concorrente. No, chi è? Tu, cosa stai cucinando questa sera a Masterchef? La concorrente è troppo concentrata, non parla. Vai, ora fammi Cannavacciuolo. Pronti? Vai. Cannavacciuolo.
Ha anche battuto la testa, questo è un record. In questo c'è più sottiletta che prosciutto? No, chef, cioè, c'è abbastanza prosciutto, no, non si preoccupi. Io so dosare bene le... Io mi fido, eh? Sì. Yeah. Faccio mangiare un ottimo piatto. Spero di non fare un mappazzone, ma posso assicurare... La presentazione dei piatti, molto importante. Sì, chef, ne sono... consapevole. Vede chef perché ne ho messo un po' di più di olio? Perché questa padella è un po' una ciofeca. È curva, tutto rotondo, tutto ruota là in questa cucina. Quindi non si cucina. Porca miseria. Qua ti combiniamo disastri. Mi sono cagata addosso. Vede, qua non c'è, cioè non c'è olio qui. Come cucino senza olio qua? Mi piace fare il cameraman. Ho notato, chef. Poi si mette a rosolare tutto a fuoco medio. Fatto ciò, si prende... Qua non c'è fuoco, come fai? Qua noi abbiamo fuoco. I numeri che indicano... Da 1 a 100? No, da 1 a 10, chef, da 1 a 9. Poi si prende... Il trucco... Di aromi per... Se ti vede cracco con questo... Lo so, chef, ma... Se ti vede cracco... Come fare brodo col dado... di supermercato? No, chef, no, ti figuri... Metto un po' perché non è tanto, quindi non c'è bisogno di esagerare. E adesso si fa rosolare bene. Rotolare mentre rosola. E poi si mette un filo di rosmarino, ma poco, perché se il rosmarino frigge rilascia l'amaro, come sappiamo tutti benissimo. Allora perché non aggiungere troppo rosmarino? Perché così a metà cottura. Perché col calore almeno rilascia un po' di sapore, se no ne rilascia poco. Cioè è come mangiare direttamente il rosmarino, no? Sbagliato, non è corretto. Proveremo questa cucina. Oh, buono. Non sputi sul piatto, io devo mangiare quel piatto. Sicuri. Bene, allora adesso chef, ci rivediamo dopo per l'assaggio con impiattamento e assaggio. Perché adesso bisogna solo far cuocere. A più tardi. Salve. Allora, quando sono così, sono pronti. Quindi si può impiattare. Vediamo come impiatta lo chef. Ho proposto per terminare. Ancora 10 secondi a MasterChef. Sai un candischi? Hai lanciato goccioline ovunque. 5, 4, 3, 2, 1... Stop, mani in alto, la prova è terminata. Che meraviglia, mani in alto. Lo possiamo rifare? No. Il piatto sembra appetibile. Ora procedo con l'assaggio. Concorrente fa tutto, sì. Mangia, sì. Assaggia, cucina, valuta. Tu non l'assaggiare che non potevo fare la foto. Un po' scorretto. Assaggio. Il formaggio si è un po' sciolto ed è uscito ed è entrato nella salsa, quindi... Interessante. Non è un errore. No. E questo cos'è? Ho preparato anche una crema di purè. Crema di purè. Mm-hmm. Assaggiamo. Cosa posso? Sento dello... Aspetta. Sento dello zucchero in questa crema di purè. Non hai visto che ho scambiato zucchero e sale, quindi me lo stai dicendo. No, io sì, l'hai sentito tu, certo. Sento zucchero, sì, dolce, sì. I don't like it. Quindi, ragazzi, il piatto è buono, è uscito bene, è commestibile. Ma io dico se buono. E quindi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, scrivete nei commenti altre ricette che volete vedere. E niente, io sono contenta e questa nuova rubrica mi piace già. Una quaglia? Tu sai sfilettare la quaglia? La quaglia la conosco, ma non so sfilettarla. Lasciate like se anche voi non sapete sfilettare le quaglie. Dici in un prossimo video. Ciao. Vieni tu? Brava. Ma si puccia anche, proprio. Mangi fino alla fine. Lasci niente nel piatto. Non puccia la carne. È nervoso. Allora.